Il ricordo che non muore nonostante il tempo che passa. A Barletta, sua città di origine, basta anche un annullo filatelico per non dimenticare la figura di Pietro Mennea, il campione dello sport, esempio per generazioni di atleti, scomparso 2 anni fa. Lo ha diffuso Poste Italiane e c'è la collaborazione del Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia. Lo ricordiamo qui a Barletta insieme a tanti suoi tifosi, insieme a tanti suoi concittadini, insomma insieme alla sua gente che vuole conservare intatto, immacolato, il ricordo di un uomo che si è speso non soltanto nello sport, ma soprattutto per mettere a fattore comune tutti i suoi talenti. Ora è solo un annullo, nei progetti c'è quello di un francobollo con l'effigie della Freccia del Sud, campione dei 200 metri piani alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e detentore del primato mondiale della specialità con il tempo di 19,72 stabilito a Città del Messico il 12 settembre del 1979. Ci sono delle autorizzazioni che verranno comunque, avranno un iter abbastanza complesso. Una volta terminato tutto questo iter, la struttura filatelica provvederà proprio all'emissione del francobollo. Testimonial della manifestazione la campionessa italiana dei 5.000 metri, Veronica Inglese, anche lei di Barletta, degna erede al femminile di Pietro Mennea. Tutti quanti ci alleniamo e soffriamo pur di raggiungere gli obiettivi che sono veramente duri da raggiungere, solo attraverso questi sacrifici si possono raggiungere, questa è la cosa che ci accomuna.